Questa torcia spruzza! Spruzza tutto cosa? Quello che potete immaginare. No, allora, prima di tutto non pensi a male, perché questa torcia spruzza fuoco. Io volevo dire acqua, in realtà, perché vi immaginate una torcia che spruzza acqua, non è normale. Oppure, tipo, vi immaginate degli alberi che camminano, che dovrebbero sapere. Ma che senso ha, scusami? Non ne ho idea. Però, allora, qua abbiamo il nostro Sasso, che è un nuovo giocatore. Ciao, caro Sasso. Ciao. Nuovo amico. No, parla più forte, che già inizi male. Ciao, caro Sasso. Ciao. Allora, mi fa piacere che tu sia qui con noi in questo bellissimo gruppo. E adesso, oggi, giocheremo a nascondino. Quindi, forza, sì, andate a nascondervi. Sì. Ok, va bene. Non c'è, però non guardare, ecco. Appunto, guarda il muro. No, non guarda. Però tu hai urlato, mi sa che hai urlato tanto, caro. Quindi stai tranquillo, non urlare, perché non dobbiamo essere un'orda di zombie tutti in calore che cercano di fare le fusa con la cosa? Sì, le fusa con la maionese. Non so perché la maionese, però c'entra sempre un pochino. Non sto capendo, va bene. Okay, va bene, meglio così. Ecco. Anche perché se poi pensi alla consistenza e al colore della maionese, insomma, vabbè. Comunque, lasciamo stare, sì, perché è meglio. Anche perché mi sto cringiando per ciò che sto dicendo. Ma immagino. Vabbè, comunque, io parto perché io non sto più. Ah, io sono già nascosto, tranquillo. Ok, perfetto. L'importante è già che non mi troverai. Io un nascondiglio schifoso, invece. Ok, bene, sono contento per te, Sasso. No, Sasso, stavi parlando basso, io ti ho sentito, no. No, parlo forte. Ora andavi bene invece. Vediamo. Ma che nascondino è, scusa, ma ti sembra normale come nascondino? Cioè, ti ho trovato in 2 secondi. Vieni con me, andiamo a cercare il nonno, perché vedo che sei inesperto in questo genere di cose. Dopotutto è anche normale. Ma mi sa che lui sa dove sono. No, cioè, però Teo, no. Tu sei troppo alto, devi parlare più basso. Scusa, adesso parlo un po' più basso. Allora, Sasso, sei prontissimo ad andare? Sì. Ok, bene, allora andiamo a trovare quel nonno vecchio di 574.000 anni circa. Dove ti trovi, tu brutto vecchio con la barba antica, eh? Sono nascosto molto bene. Ma non ti posso dire nulla, cioè. Però io vorrei trovarti, perché c'è, cioè, nel senso. E poi, mannaggia te alla tua scrofaggiaggine. Cos'è? Scusa? Hai sbagliato? Sì, perché hai sbagliato, non mi hai risposto immediatamente. E cos'è questo? hai ragione, scusa. Un grave errore. Mi ci è voluto un po' per pensare, ecco tutto. Sì, posso immaginare. No, seriamente, ma io sto avendo difficoltà. Dove caspita si trova sto vecchio di... Allora, ti dico che vi vedo. Vi siete allontanati. Quindi prima eravamo più vicini, mi stai dicendo? Sì. Sasso, sì, scusa, sì. Ma tu ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda, Sasso. Solo tu mi devi rispondere solo sì o no. Tu sai dove si trova il vecchio? No. Ok, quindi non vi siete nascosti insieme, giusto? No, non credo. Ok, bene, l'importante è questo. Ma il vecchio forse sa dove si nascondeva. Vabbè, in realtà adesso sai che il vecchio sta con me. Cioè con... Vabbè, cosa? Sasso sta con... Non lo so, vabbè, fate finta che io non abbia detto niente. Mi sembra strano. Non si è capito niente, mi spiace. Che cosa hai detto, scusa? Parla bene, non parlare così basso, sennò ti devo uccidere, brutto schifoso Sasso vecchio. No. Allora. Ma povero. No, vabbè, ma è simpatico, lui è bravo. No, avete visto qualcosa che non andava visto? Non fate gli i cattivoni. No, avete visto qualcosa che non andava visto? Sto scherzando, siete bellissimi. Però avete visto delle cose lì in lontananza. Non dovevate vedere. Io vi vedo. Allora adesso scrivete nei commenti. No, ma che cosa? Chi ti caga? Io sto parlando con i ragazzi che ci guardano. Allora, ragazzi, se avete visto qualcosa, scrivetemi nei commenti. Perché questa. Scrivetemi anche che cosa avete visto. Perché voglio capire se si è visto qualcosa. Porca puzzarda, non dovevo. È colpa mia. Scusami. No, è colpa di chi l'ha costruito lì. Vabbè, quindi è colpa di Nick, praticamente. Però esatto. È una sorpresa ancora in... Vi state allontanando. Ma porca puzzarda, cagona, scurreggiona e maialona È un po' scarso, cioè, posso dirlo. Sì, ho capito, ma dove ti sei nascosto? Nella sala delle torture. È molto banale, molto banale. Io pensavo che ho capito. Visto, invece allora, no. Ma sei nella sala delle torture? No, ma non mi piacciono mica quelle torture, cioè... Però sai che non mi puoi dire no, perché sennò poi dopo io me ne vado dalla sala delle torture. Non sono lì, puoi uscire. Ok, bene, quindi non sei lì, quindi saresti... Ora sono più vicino, dici? Ti stai avvicinando, sì. Ok, quindi sei... No, però scusate ragazzi, pure tu però nasconderti qua, stupido. Dove? Da questa parte dove io posso vedere quella cosa che i ragazzi non hanno capito. Ma in realtà non mi hai trovato, cioè... Ah, che tifoso! Bello,
Guardatelo, ma io veramente sconvolto da nonno. Comunque dai, ora mi nascondo io e facciamo che okay. Sasso cerca. Ok. No, Sasso, dovrai essere abile e stai sveglio, mi raccomando, per l'amor del santo patrono. Sì. Bene, vieni nonno, ci nasconderemo andiamo, perché andiamo. È più bello. Però non guardare, stai lì al muro, ok. No, bene. Adesso usa l'F5, mi sa che quello là è un po'... No, allora se usi l'F5 ti guarda urlo. In basso, guarda in basso. Sì, esatto. In basso. Okay. Ok, beh, parla forte, mannaggia te. Stupido. Guarda in basso, guarda in basso. Scimmioncello, allora vieni nonno, vieni sì, che sì, io so sì, dove sì. nascondere. Io sono bravo in questo tipo di cose. Lo sapevi che io giocavo a nascondino sin dall'alba dei tempi? Più sono più vecchio di te da questo punto di vista. No, sì, no, sì. Seriamente? Sì, io quando ero non ero ancora nato, sai cosa facevo? Giocavo a nascondino. Vabbè, no, questa cosa non la posso dire, meglio non dire. Però, no, sì, tipo quando io ero appena nato, giocavo a nascondino con i medici che mi stavano, tipo, insomma, no, tutto mi quanto. Toccavano, cioè, sì. Mi toccavano perché tutti quanti vengono toccati alla nascita, cioè mi dissocio. Sì. Vabbè, mi vengono toccati, sì, è giusto, perché praticamente devono fare i controlli, tipo, no, giusto i medici, non lo so, non sono un medico. Però praticamente, niente, questo è, io giocavo a nascondino con loro già da allora, pensavo, io camminavo. Wow. Comunque noi Sasso ci siamo comunque. Ok, sì. Vengo. Sì, no. Dove sei andato? No, è successo anche a me. No, porca no. miseria. Pazzo, non doveva succederti, vieni qua. Non far rumore. No, infatti dobbiamo stare tranquilli, senza far rumore, tranquilli, perché sennò poi il Sasso stupido, ma molto simpatico e gentile, ci trova. Sasso, dove sei? Dici un po' dove sei in questo momento, perché io devo trovarti, sai com'è, cioè devo capire dove sei in questo momento. Sentiamo. Nella casa di Gabriele, uno scheletro mi ha appena frecciato. Ah, mannaggia lo scheletro, che peccato, vero te? No, vieni pazzo. Che peccato, non stare mi dispiace. Sì, ma davvero, anche a me mi dispiace tantissimo. Allora, tu stai dietro, perché sennò ti vede. Va bene, ti sto dietro qua. Ma ragazzi, a voi non capita tipo di avere tipo delle mosche in casa? Che a me adesso in questo momento mi stanno girando, tipo mi sta girando una mosca in giro. E questa cosa non è bella. Cioè, è brutta. Succede. No, tu stavi abbassando la voce, vergognati. Cosa? Scusa, sono stupido oggi. Molto, sì, molto. Però Slovenia, devo dire... O soave Dunis. O soave, ma cosa sono? Sono... Ma se io spaccassi questa cosa, nonno... Cadresti di sotto. No, per... Ho dato... Allora... No, vai, illegale, dicevamo... Illegale. Dicevamo... Sì. Vai via... Si è rotto pure la casa. Dice, se spacco questa cosa io posso magari. Comunque sembrava che stavamo facendo cose molto brutte mentre stavamo guardando il letto. Io mi dissocio da qualsiasi cosa avesse pensato Sasso. Sasso sapeva. Poi parla più forte perché non si è sentito quell'esatto. Mannaggia te. Allora, adesso tocca a te o cercare, giusto? Oh, sì. Ok, vieni con me, Sasso. Nascondetevi bene però, perché io certo, sono certo, traiardino. Non ti pre... no, se sei traiardino ti tolgo via dagli altri. Traiardino moderato, ecco. Beh, l'importante è che ci trovi, ecco. Quello è poco ma sicuro, cioè. Esatto, se no poi parla bene, forte, gigioba. Scusa. Scusami, se no poi dopo che caspita sto parlando con un nonno davvero a sto punto. Cioè, non che tu sia un meno nonno. Ma Sasso, ma... Cioè, scusate, ma sbaglio, adesso ci siamo nascosti in tutte le strutture che c'erano. Che non è che siamo ancora all'inizio della vaniglia, non è che ce ne siano molte. Posso partire? No, un attimo, stavo chiedendo una cosa al mio amico Sasso che però non parla, non sa perché. Non parla. Ci stanno altre strutture. No, non ci stanno altre strutture, quindi cosa vorresti dire con questa cosa? Dimmi un po'. Non lo so. Quale sarebbe secondo te la cosa da fare? Dove dovremmo andare secondo te? Non partire tu vecchio. Dove dovremmo andare? Io sono fermo. Veloce, rispondi. No. Non lo so. Sasso, devi parlare. Allora tu allora se non lo sai mi devi dire non lo so. Non che subito parti così, sennò poi dopo sembri cioè insomma mi dai sui nervi un pochinetto, perché devo capire bene se tu parli. Quindi quando parli parla bene, per caritizia. Se no non si capisce niente. Posso partire? Giusto. Se lo chiedi ancora una volta ti banno per sempre. No, è che siete un po' lentini. Sì, perché noi qua ci stiamo parlando di cose importanti di cui i vecchi non si parlano. Cioè, nel senso, ora vabbè, ognuno parla di quel che vuole. Cosa vuol dire? Discriminazione questa? Assolutamente no, i vecchi come te, e tu sei l'unico vecchio. Andiamo bene. Il vero vecchio. Perché non esistono. Sì, perché tu hai 3 miliardi di anni, figuriamoci. Sasso. Sì.
Io so un'idea, ma proprio geniale. Allora, praticamente tu adesso facciamo così. Io allora, tu Teo vai a quel paese, ok? Ma scusa. Okay. Poi secondo, capito? Adesso praticamente possiamo fare così, Sasso. Praticamente io posso fare questo e questo. E quindi ora noi possiamo essere molto più. Lo so, vero, sono un genio, Sì, sì, sì. Parla bene, 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 se no poi